Allora, l'impatto è essenzialmente di natura personale, soprattutto è un impatto che riguarda la qualità di vita dei pazienti che viene modificata dalla malattia e questo comporta una cascata che include anche la parte dei costi indiretti, cioè dei costi relativi alla perdita di produzione, alla incapacità o alle limitazioni nel lavoro dei pazienti. C'è da dire che la situazione negli ultimi 20-25 anni è completamente cambiata. Quando abbiamo cominciato a occuparci di psoriasi, ai tempi, e sto parlando appunto della metà degli anni 90, conducemmo uno studio che si chiamava AISP, Associazione Italiana Studio Psoriasi, e la grandissima parte dei pazienti gravi venivano ospedalizzati e anche ospedalizzati per diversi giorni. Questo è un lavoro pubblicato nel 2001. Bene, le terapie con farmaci biologici, che apparentemente sono ed erano soprattutto all'inizio molto costose, in realtà in virtù della loro efficacia, e cioè nella possibilità di controllare la malattia e quindi tutte le conseguenze della malattia, hanno fatto sì, da un lato, che per i costi medici la parte di ospedalizzazione sia sostanzialmente sparita, ora ci sono pochissimi seppure esistono pazienti ospedalizzati, e dall'altro lato i pazienti possono tornare a condurre una vita normale, con qualità di vita sostanzialmente paragonabile alla popolazione generale e quindi a svolgere la propria funzione all'interno della società, inclusa la parte di lavoro. Quindi le terapie sembrano costose, in realtà sono costo efficaci e qualche volta sono anche, come si dice in inglese, cost saving. Quali sono i passi in avanti che deve fare l'Italia sotto questo aspetto? I passi in avanti che deve fare l'Italia probabilmente è inserire questa malattia nel piano nazionale delle cronicità, avere dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali standardizzati e degli strumenti di misurazione della performance delle autorità sanitarie relativamente al perseguimento di questi percorsi.